L'ennesima vittoria, si mandiamo in battività, peccato per quel terzo set, iniziato male e finito male. Sì, abbiamo un po' mollato fisicamente, poi la testa purtroppo è andata dietro le gambe e il fisico, che non dovrebbe succedere, però siamo state brave a ripartire subito, convinte e cariche il quarto set, perché era importante, perché poi quando sei avanti 2-0, il terzo set l'altra squadra recupera, c'è sempre il rischio di farle venire avanti ancora di più. Siamo state brave, siamo soddisfatte. Anche il quarto set sembrava essere partito male, forse dietro la scia, insomma, del terzo, poi avete preso il largo e l'avete vinto con relativa facilità. Sì, all'inizio eravamo punto a punto, loro hanno difeso tantissimo questa sera, quindi merito anche all'altra squadra. Siamo state bravi, abbiamo avuto un turno di battuta con Elisa Giorgi che ci ha portato avanti diversi punti, abbiamo messo in difficoltà la ricezione, poi da lì il set è andato via liscio, non abbiamo avuto più problemi, però insomma merito anche all'altra squadra che ha difeso tantissimo stasera. Si mantiene l'imbattibilità, dove può arrivare questa Elvia Reci? Non lo diciamo per scamaranzia, però cioè, noi proviamo a dare il massimo ovviamente nelle prossime partite. Adesso abbiamo Bastia che è prima in classifica e Moglie subito la partita dopo, quindi è importante insomma cercare di recuperare qualche forza fisica per poi puntare a fare il meglio che possiamo. Noi ce la mettiamo tutta, poi dove arriveremo. Ve la siete giocata finché avete potuto, avete disputato un ottimo terzo set, iniziato bene il quarto, poi è venuto fuori dal Verecchio. Sì, diciamo che ce la siamo giocata fin quando abbiamo avuto la benzina, perché bisogna essere onesti, in questo momento siamo corte, oggi ci mancava un posto 4 che è titolare e ci sarebbe servito, oltre anche al centrale che è Ortensi, che giocava praticamente da aprile ad oggi, ha fatto 3 allenamenti da aprile 2015. E va bene, io, se così può dire, sono anche abbastanza soddisfatto della prestazione di stasera, sappiamo i nostri limiti, però oggi si è stato in campo ed è un buon punto di partenza per le prossime due partite, che per noi sono di fondamentale importanza. Nonostante la sconfitta, appunto, resta la soddisfazione per una prova che comunque avete sfodato sia a livello di carattere ma anche di livello tecnico. Sì, infatti era un periodo che a livello caratteriale soprattutto non davamo quello che era giusto dare, e io a oggi per questa sera loro gli avevo chiesto proprio di dare una prova a livello caratteriale, devo dire che me l'hanno data. Poi tenere il campo contro la quarta in classifica in casa, senza nulla togliere a loro, lo sapevamo, loro sono snervanti da quanto difendono. Io ti dico, sono abbastanza contento, adesso noi dobbiamo pensare a sabato prossimo, che abbiamo una partita che praticamente vuol dire tantissimo, insomma, giochiamo in casa con Torre San Patrizio e quindi per noi capisci che per tenere la categoria è basilare sta partita.